Proiezioni, dibattiti e reading per ricordare le vittime dell'Olocausto. Napoli celebra la giornata della memoria lunedì 27 gennaio con una settimana di eventi organizzati dal comune e dalla comunità ebraica che partono martedì 21 alle 18 al Gate Institute di Via Crispi con un documentario sulle condizioni di vita degli ebrei a Berlino. Il tema sarà poi al centro dell'incontro al Maschio Angioino promosso dalla Fondazione Valenzi per giovedì 23 che vedrà la partecipazione di Aldo Masullo, Nico Pirozzi e Lucia Valenzi. Da Napoli i nazisti non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi, e questo di Napoli penso che sia consapevole, però il pericolo è sempre alla porta, quindi bisogna stare attenti che il razzismo, che ha molte forme, che si presenta in molte forme, che il razzismo non si ripresenti sotto altre forme, altre facce anche oggi. Nel giorno della memoria, lunedì 27, le celebrazioni si aprono presso la scuola dell'infanzia Fava Gioia dedicata a Sergio De Simone, con la cerimonia in ricordo del piccolo ebreo napoletano vittima degli esperimenti in un campo nazista. Nel pomeriggio, in piazza Plebiscito, le iniziative proseguono con proiezioni, musica, danze e testi poetici sul tema della Shoah letti da Mariano Rigillo. A piazza del Plebiscito, oltre ad avere una proiezione di un bel film sulla Shoah, sul grande schermo, avremo musiche, danze e recitazione di testi della Shoah, quindi un programma culturale molto bello, intenso, per sottolineare il valore che noi e l'importanza che noi attribuiamo a questa data. È estremamente diffusa una coscienza che le scuole, devo dire, attivamente, indipendentemente dal nostro essere inserite, dall'essere inserite in un nostro programma ufficiale fanno, tant'è che noi abbiamo scritto a tutte le scuole di comunicarci comunque il loro programma, perché molte si autogestiscono le attività, per fare in modo che abbiano una visibilità collettiva comune. Sempre lunedì mattina su totalitarismo e negazionismo si terrà la Lectio Magistralis di Francesco Paolo Casavola nell'aula Pessina del Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II e a seguire una tavola rotonda al Cinema Astra. Per tutto il mese di gennaio, a cura dell'Arcimovie, il Cinema Pierrot ospiterà un ciclo di incontri e film sulla persecuzione tedesca degli ebrei che coinvolgerà oltre 3.000 studenti.